Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 74esima puntata della serie Cacao Meravigliao. Oggi sono qui in compagnia di Agri. Ciao a tutti. Poi abbiamo Buldir. Ciao a tutti. DVD. Ciao a tutti. Edo. Ciao a tutti. Energy. Ciao ragazzi. Poi abbiamo Matti 28. Ciao a tutti. E abbiamo Monster 500. Morto, vabbè, morto. Arriverà più dopo. Poi abbiamo ovviamente il nostro operaio, Basta, che adesso non so se è in grado di salutare, se sicuramente è molto impegnato col lavoro, vabbè. Sta sicuramente curando qualche bestia, magari facendo partorire qualche vacca, dato adesso abbiamo 500 vacche e si è fatto i corsi specializzati per far partorire vacche. Allora ragazzi, come potete vedere stiamo... Ah beh, che c'è mostrina anche qua, mostrina. E... Però mi sa che ci piga un'interferenza. E... Cosa devo dire? Stiamo voltando un bel po' di fieno perché abbiamo quasi finito tutto. Però stiamo ancora aspettando che a trincea l'insilato finisca praticamente la fermentazione. E appena appunto sarà finita possiamo ricominciare a nutrire col cibo energetico anche le nostre vacche, che però sicuramente appena poi apriamo la trincea, facciamo le prime reazioni miste, dopo arriverà nuovamente il controllo sempre per la qualità dell'insillato eccetera eccetera, però sicuramente arriverà o fine questa puntata o nella prossima puntata. Adesso bisogna vedere un attimino chi, come, cosa, quando, dove, come, perché. Bene, nel frattempo stiamo anche riseminando i campi. Ma chi un po' che di coltiva l'ultima volta che sei il campo da quando si coltiva? Un po' di girasoli, stiamo seminando un po' di frumento, un po' di orzo sempre per la paglia, per le vacche, perché ragazzi adesso ci dobbiamo concentrare qui nelle ultime puntate a maggiorare il più possibile diciamo le vacche. Dobbiamo arrivare a 1000 e mantenerle anche per un paio di puntate e dopo vedremo da farsi. Casomai, ecco, da qui a poco, appena abbiamo finito, ma andiamo a prendere 2-3 rimorchi di vacche, così tanto per ecco, incrementare calma, ulteriormente il tutto. Qui come vedete sempre un po' un problemino di aggiornamento della grafica per quanto riguarda erba, fieno, lavorazioni erbose. Non riesco a capire il motivo. Sì, non so se sia... sto tipo ranghinando erba e fieno insieme io, però. Non so se sia una questione del server o se... perché non so, bisognerebbe provare anche in single player a vedere se le fa. Vabbè, adesso qui ci sono tutti i balloni da raccogliere e dopo posizionare in maniera corretta all'interno dei capannoni. Però lo lasciamo a Edu quel compito là, si è offerto volontario per fare d'ora fino alla fine dei suoi giorni piazzamento dei balloni e quindi così è stato. Bene, proseguiamo che manca poco, dopo vedremo. Momento dopo di fare un po' di reazione mista, un po' di lavoretti e acquistare ancora nuove vacche. Intanto il Massi ha quasi 100 ore di lavoro. Ah, però dai che a 100 ore tappiamo bottiglia di mosterina, vai Tore, bel bottiglione di champagne. Bel bancale. 99.6 ore. Bel bancale di sabbia. ovviamente 9. E 7 bicchieri per bere lo champagne e siamo a posto. L'ottavo non serve perché sarei l'immigrato, ma lui non può bere. No, l'ottavo mi blocco. Allora, partiti subito di prima mattina, andiamo a comprare qui un po' di vacche giusto per arrivare a 600, siamo a 590. Marco, fai notare i soldi che abbiamo raggiunto. Sì, 15 milioni e 729 mila abbiamo fatto vendite. Svuotato i silos praticamente. Svuotato i silos e anche svuotato le trincee del biogas, perché abbiamo Matti che sta vendendo praticamente tutto quanto. Matti che le deve venire armato. Che battuta. Ormai sono un esperto. Portiamo qui le nostre...
le nostre nuove 14 vacche al loro posto, e dopo quando diciamo sarà pronta poi la trincea dell'insilato vedremo di fare la nostra razione. L'erba qua devo scaricare le vacche. Sì. Oh qua. Finalmente ci siamo. Olla. Vediamo di portare così da arrivare a 600, intanto stanno dando anche un po' da mangiare, così mettiamo subito le nuove vacche. Ah, ma è siccome c'è mattina presto, beh, aria fresca così, sta bene un po'. Raga, qua è fresca di mattina. Qua è un brasiliero, così caldo che non so, allora un po' di aria fresca. Ma funziona 24 su. Olla, 608 vacche, bene. Conferma, tanto per dare uno slancio maggiore a abbiamo superato tutto. La metà dell'obiettivo. Abbiamo sì, bravo, superato la metà dell'obiettivo. Riponiamo il rimorchio al suo posto. Dammi il puma. No, mi serve il puma. Cosa fai? È in giro. Serve, non serve. Aspetta che. Dove stare? 8, vabbè, ma anche io si è svegliato a buon'ora mattina per dar da mangiare. Tu ti svegli, non so se sto bene. Tutti svegli, no, uno che si deve dormire. Ah, beh, poi sempre tu dormire. Ah, ok, ok. Pochissimo fieno, dobbiamo ancora finire di raccoglierlo. Abbiamo una pila qua, basta. Mettiamo giù il rimorchio. No, ma ce n'è una per fuori, Marco. Sì, ho visto che era una pia fuori qua. Bene, stacchiamo il rimorchio e adesso vediamo portare. Chi sei che ha bisogno del trattore? Tu sì. Sui tre bagnoni di erba rimasti, dove va che è una visita. Intanto vediamo allora. Beh, momento no. Vediamo qui il punto delle nostre vacche: 608 vacche. Ovviamente hanno bisogno di insilato fieno che viene automaticamente dato con cibo energetico. Quindi non serve star lì a dare il tutto. Abbiamo il concime liquido dei maiali che è 8 cosa, che se uno non può neanche guardare sull'iPad. Pronto? Chi che sei? Pronto? Mosterina, è 5.40 mattina, cosa ho avuto? Come cosa ho avuto? Dai, dimmi, cosa. Ti volevo chiamare anche per svegliarti perché sicuramente ieri in letto. No, 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 qua siamo già tutti operativi stamattina alle 5 che siamo tutti già in movimento. Abbiamo raggiunto i 15 milioni e 730 mila euro finché tu stavi dormendo con le bollicine sul naso. Dimmi. Bollicine sul naso? Amica, così. Come i cartoni animati che uno dorme e fa bollicina sul naso. Dimmi tutto. Dimmi tutto. Ascolta, ma con le princi come vogliamo fare? Ah, ecco, bravo, dato che non ho cose urgenti a fare al momento, vediamo di andare. Guarda, vado da Energina e vediamo cosa dice. E se no portiamo a casa un'altra trincia perché abbiamo già rischiato troppo. Argomenti via. Abbiamo già rischiato troppo, beh, qua l'insilato è ancora in fase di fermentazione. Devi tornare a vedere. Adesso vado. Prendo un trattore. Chiuso Marco. Ecco, oggi ho acciamomi a butto basso a letto oggi. Ma devi stare intanto fino. Oggi adesso. Vediamo subito se risponde. Numero salvato rubrica Energigigina. Va bene, ok, posto. Vediamo subito se risponde. Suona il telefono perché io però. Va a vedere. Risponderà prima o dopo. Pronto? Sito? Sveglia! No, ma che sito? Come che sito? Marco, capo dell'azienda qua, dai! Mi serve a trincia! Sì, ma sono in mezzo ai coperte, dai! Mi hai svegliato anche stavolta, ti fa pagare i danni mentali qua, Dai, do anche a danni mentali, sempre pagati, sempre skate voi, femmina. Dai, dai, guarda che sono qua davanti al store, dai, mi serve. No, 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 qua si tratta, cioè, operai fermi, guarda qua, anche amanti qua, fermo qua. Ma che mi segno 200 euro in conto per avermi svegliato anche oggi. No, no, 200 euro, dai, dai, muoversi, dai, guarda che arrivo.
e arrivo. Guarda qui che roba, mi stai rovinando la vita. Buona ragazzi, dai che così facciamo lavorare un po' anche energia, perché sennò sempre in letto così. Hola. Le prendiamo. Devo portare il puma col Gaud per il nostro. E adesso butto fuori di più due bambini che c'è dentro. Devi andare Marco. Vostro. Magari ieri andare a fare finire firmare i contratti di animali prima, magari c'è ma prima coso subito immediatamente. Orco cam, adesso mi dici il contratto. Via, vai, vedrai che demo due secondi a energina per mettersi sui mutandoni. E ora? Cazzo, il mio numero, no? Mi caccia manca in casa. Maria, vai. So, deve togliere i mai. Firma le carte, porco cane. Adesso vuoi firmare che carte, anche quattro no, carte. Non costava tanto firmare qui. Ma ho caricato le vaghe, sarà su Casson, su partito, mi ricordo mi le vaghe, sì, è mattina. Beh, i 5 ieri, ricordo che ho caricato le vaghe e tutto, ieri una è a cagare anche da partito. Ma che schifo. Ah signore, ma anche il petto è a te che ha cagato sulle sue mani, non guarda, non so, ieri di urtarla, così, ha fatto pressione e è successo quello che... È successo quello che è successo e... Per fortuna al meglio non ti... Fino che entri in casa mia! Ah signore, adesso che altro che ha sentito per CB? Mostrina, sempre curioso... Fino che entri in casa mia! Sempre curioso per i CB dei gatti. Dai, prendi fuori la canna e l'acqua, sennò me lavo sotto... Ah, che me lavo sotto piscina, vabbè, me lavo sotto piscina. No, ferma tutto. Allora prendi fuori la canna e l'acqua, che... Canna dell'acqua, idropulitrice, altro di... No, idropulitrice. Non ci sono pulitrici, idropulitrici a Padova. Aspetta qua che siamo arrivati qua, mancava anche a firmare la carta. Oggi qua, finiamo a firmare la carta, tu sei la carta qua. Ah, qua sotto la window, che sei a sedia, posto, se ben che non sia niente, firma anche la carta. Andiamo qua, guarda. Guarda, soliti disgraziati, quattro ruinati, un bidon magnetico così qua, guarda che razza mestieri. Ma ragazzi, io mai accorto dei bidoni magnetici, che insomma lasciate un commento se anche voi vi eravate accorto del bidone magnetico. Bene, vediamo di tornare da Energina e vedere se sarà, se ha finito di mettere sui mutandoni o se ancora come la muta. Dai migrato, semena, muovete che sei a lavorare, dai! Sì, oggi che sono anche manovra, coppa tua, ecco. Aspetta che mi fermo a fare anche una foto qua. Ora, dai, siamo per strada qua. Sti noni, 99.9 ora il trattore ragazzi, no. Ma sti vecchi che va via col trattore piano. Guarda che spiccito, cosa che dai, si spiccito. Madonna. Guardi, sente il pazzo così con la macchina, prepotenza. Con la macchina non è mica caricatore frontale. Se capita una boassa davanti, si ferma. E ragazzi, si dovrebbe scattare tra poco le 100 ore. Vedremo di scappare. Guarda qua, la bottiglia di champagne. Porta una anch'io. Oh, tra una carta e l'altra si arriva alle 7 del mattino. 100 ore scattate, yeah! Trattore penso più utilizzato di tutta la serie esatto. Qua. Oh, serio? Cazzo, non vedete come taglio qua? Mi scondo il trio, non cavo fatto. Vai. Guarda sto qua, butta fuori sto trattore. Buongiorno! Butta fuori sto trattore. Buonora, subito buonora, buongiorno! Buongiorno. No? Buongiorno, sì. Buongiorno, aspetta, manca il quello che è il, come dire, adesso non me. Il sacco, sì, quello che sei qua, aspetta. Di no. Ma cosa vedo qua? Che ieri di lavorare sui campi di. Ciao. Stavamo discutendo sulle barbabietole da sale. Esatto. Non penso proprio. Sì, te lo dico io. No, penso però, cos'è questo profumino qua che te che indosso de macchine? È l'anniversario.
ma ieri di lavorare sui campi in stamattina, no? E ganca scominciamo. E ganca scominciamo un minuto in ritardo. Ma te potevi andare un fio più forte con questi tori, che tu manca. Ah, te ieri di ora che te diverti durante l'orario del lavoro, va bene, pensami dopo. Oh. Devo dire porta fuori sto trattore. Asci qua che fora dopo si scalda. Asci qua. Che senza aria condizionata. E cosa ti serve? Comunque, non lo so, mi, perché sono venuto qua, non mi ricordo. Appunto, avresti motivo. Sì, no, a trincia mi serve. Sapere a 8... Stai ferma un attimo, signorina, che vengo storno. A 8.70 dove... come siamo messi? 8.70, dietro di te, qua fuori. È giustabile cosa... che perde gasolio? Vedi, come vedi, come me l'hai portata, ho provato a aprirla e tutto, se scioppa tutto, se miliardi di euro per ripararla. Mamma mia. Cioè, la roba... No, metri in ceto. Fuori. Defunta proprio, non va neanche più in moto, niente. Addirittura così mai è presa. Non gira più la cinghia, gira, non gira più. Ma se è metri in ceto, questa ha avuto una vai in moto qui. Sai qua ovviamente dopo Mari se chi è una perdita prima adesso si va a peggiorare sicuramente, boh, Mari si sta a toccare forse Tony sicuramente è in grado di ripararla con prezzi decenti, sì. Però Mari non è più affidabile per dare, non gira neanche più il motore, adesso ho fatto il danno completo, no, sicuramente non è neanche più poi affidabile per dare da mangiare alle vacche. Mari per il biogas può andare bene, ma per da mangiare le vacche no, perché dopo abbiamo gli ispettori e tutto quanto può essere un problema. Io non posso mantenere una trincia col biogas e una trincia paga. Sì, no, dai, vedo due trince qua, due. Bene, una. Allora, direi che... Vabbè, sennò comunque... di trincia ho questa qua, che è quella che avevi già provato che ti avevo già dato in prestito, quella che ho utilizzato io qua adesso, questa qua sì ancora, sì. Quella usata, cioè, per il momento non ne ho altre qua. Che prezzo siamo intorno, beh, visto che l'hai usata lo abbasso da 375 a 350.000 euro, quindi 250.000 euro. No, penso 350. Sia un no, è un l'usato dimezza il suo appunto prezzo, l'ho già dimezzato. No, è da 370 a 350, non mi pare tanto dimezzato. Boh, 400.000 euro, vuoi? No, qua qua 300 si può accettare, no, non di più, se no gliela lascio qua. Dopo resta in venduta come Sam dove sei qua. Va a finire come questo, Ma questo qua anche se cioè praticamente non sei e a che cosa chiedere Skyze. Gli altri che devono dare soldi. Dare, cioè, sì, e da dare soldi agli altri, cioè. Appunto, sai cosa sei. Ah, che bello, guarda che bel trattore. 350.000 euro. Dai, 300, dai, 300 veloci, dai, via, che non ho tanto tempo, sai, 7:20 di mattina qua sole magna è ore. Dai, 300, mi porto. Porto via subito. Dai, devo fare la firmetta, dai. Guarda, se mi tocca anche regalarti robe adesso. Ah, no, guarda che se sta usata, se era in affitto, te che sa, guadagna soldi che basta. Aspetta che firmiamo, dai. Bon. Posto. Aspetta, din don din don din don. Ok, bene, sì, sì. Il rito quotidiano è stato effettuato. Hai visto qua il trattore nuovo che mi è arrivato? Cosa abbiamo qua? Il T7. Qua, ma che che cavalleria? 3 e 15? Sì. Beh, ma si potrebbe. Ma qualche suo operaio che piacerebbe. Si potrebbe andare a mettere in prova. No, questo qua non è da prova, è acquisto diretto. Ma come posso sapere se va bene con gli attrezzi che abbiamo? Ma sicuro io. Ma no, io devo provarlo. Adesso vuole provare tutto, cioè vuole scusi, quando vado a acquistare un mezzo bisogna un giorno di prova. Marco, guarda, l'unica prova che io mi fare è il clacson. A posto. Senti, perché qua non so se va bene o no, può essere sì, magari una sopra. Può essere magari una schiappetta che capito? Se tagli un attrezzo o se quata cioè No, oh, sì, sentono dei brusii tramite il CB, qua, radiolina portati e... Marco, comprami questo, il gasolio. Andiamo il distributore a un metro da casa. Dai, ma voglio fare i capricci.
Ecco. Ma vuoi saltare la nostra per tutti? Dai, consolalo, io vado avanti. Vale, arrivederci. E anche a voi due, arrivederci. E... dove sei? Bene. Posto, dai che andiamo. Oh, beh, trincia. Ma sì, cosa lo fai? Questo, ah. Ma porti a casa, tia. Ho con macchina. Ah, c'è qua, sì, dopo dove tu la dopo. Ma che merda i colori che ti hai scelto la macchina, sono belli. Che ti faccio capire, sfido i colori. Beh ragazzi, finché loro discutono sul colore della macchina, noi accendiamo il girofaro, cosa sempre più importante. E bene, portiamo a casa qua praticamente ufficiale il nostro trince, abbiamo avuto un po' in prova. E quel trattorino lì blu, bisogna adesso, bisognerebbe sentire qualcuno che magari ha avuto l'occasione di utilizzarlo magari qualche altra parte, magari non so adesso, so che... potrei chiedere qua al confinante che ci sta aiutando in questi giorni se Mari l'ha già utilizzato, se è un trattore che se è una schiappetta, che Mari ha qualche problemino al cambio, che è grata e marce. Se ha cambio manuale, Mari grata e marce, sai. Magari c'è un SAME 2. Può esserci sicuramente che sia ghiaia 2, se sia una cosa del genere potrebbe avere qualche problema sicuramente. 100 ore e bene, trincia qua già un'ora e mezza, vedi. Ma come già sta fare la bottiglia di champagne? Dica, bel scotticino. Dopo ore ma sei. Festeggiamo. Dopo votore dica a mostrina che tocca tutto quanto. Va bene ragazzi, tanto qua vediamo di trovare posto a trincia, non mi ricordo più dove mettiamo. Metto via, mettiamo qua davanti. No, intriga qua dentro. Beh, intanto la mettiamo qua e dopo vedremo dove metterla. Chi c'è che cazzo brega? Bene qua. Allora, abbiamo la mia trincia tutto a posto e Marco, dai, ti ho fatto rimanere anche stavolta. Sì, Marco, sì, sì. Guarda energia. Dimmi mosterina, mosterina cosa. Energina c'è al negozio. No, vuol dire guarda che Edoardo te ammazza. No, ecco, no, è colpo di mosterina, se te l'hai fatto male. Ma cosa? Guarda, guarda, che non te lo so. Come si a posto mi va a dire delle robe, ma se la... mi video. Penso che Tony, no, se vede, cioè Cosa è successo? Vabbè ragazzi. No, non te la far casino, il colpo è tuo. Guarda, siamo perdere, siamo perdere. Vabbè ragazzi, intanto proseguiamo con i nostri lavori e dopo vediamo eventualmente il da farci. Bueno, intanto vado adesso, sono 7:40 la mattina, sono andato a fare questione e dopo vediamo cosa c'è da fare qua. Intanto so che ho un panin con soppressa in frigorifero o mangiamo. Ah, massa tardi, massa tardi e sono già davanti. Stomaco che richiede che richiede cibo. Stomaco che richiede cibo. Un apparato trinciante invece della bocca. Certo. Ha un fondo senza pozzo. Lucchetto, catene, tutto. Ma mostrino, sai che te che tieni il freezer troppo basso? Tu sei il freezer, sei a meno 15, cioè mi costa. Ecco perché mi arriva 6 euro di bollette corrente a giorno. Meno 15 il frigo, cosa ha da fare qua? No. Cosa che devo conservare? I cadaveri morti dentro il frigo? Devo prepararmi per conservare un cadavere particolare. Chiamato Ennio. Cose che ora. Ma sai, guarda che chiamo il poliziotto. Dai qua, lavora. Vai la bicicletta. Vai la bicicletta dove che la tieni. Vai la bicicletta dove che la tieni. Disgraziata qua. C'è anche le piastre, trucchi, cosa, ceretta, lavatrici. Capito? Te me costi troppo, punto. Cose di plastica che si muove da sole. Non andiamo in silenzio, stop. Chiudiamo qui il video. Lo usi con l'immigrato. Peggy 50 se sa assolutamente. Peggy's design era preistorico. Ciao Agri, ho visto qua tutto bene intanto perché sì, vedo sì, che tutto bene. Insomma il friend qua che fa un po' fatica, però insomma, un po' fatica, bene. Beh, ma sarà un po' fiaco, avrà bisogno di un cambio olio, cambio filtri, ormai da tanto che lavora
Comunque però volevo sognare su qua, volevo chiederti se ti conosci una serie New Holland T7135 mi pare, adesso non mi ricordo tanto bene, e se non per caso proprio. No, se per caso puoi far mente locale, che volevo chiederti un po' di informazioni, perché ho visto un trattore, volevo sapere come che l'era, insomma, se problemi pro contro, insomma, adesso problemi neanche uno. Gran macchina, ti dico, guarda, cambio speciale. Ah, guarda che pure proprio il cambio, tu metti che ti premi la frizione, tu ti entra la marcia, ma una grattata, sai come che sei, dopo no, l'immigrato, l'immigrato lo maltratta, se è un trattore robusto, ecco. Ah, guarda, le ti può andare sul sicuro, perché le è mezzo New Holland e mezzo Steyr, quindi, dovrei. Vabbè dai, intanto tanto quindi, così ti ho chiesto, casomai dopo quando sarà ora te porto con me, te vieni sì, a vederlo. Sì, va bene, guarda, te ne compro 5 scee, guarda, nessun problema. Qui sei tu, ti mi regali, qua da aiutante a tempo perso passiamo a un contrabbandiere, vabbè. Aspetta che smonto qua del cavo che vo avanti con i miei mestieri, e intanto se vediamo, grazie, mi raccomando, se me ne appuito. Guarda, guarda, beh, seminatrici qua della Horsche. Vabbè ragazzi, intanto abbiamo chiesto qualcosina a chi ne sapeva di più, e niente, ci vediamo nella prossima puntata. Sicuramente ci sarà magari la prova di questo trattore, adesso vedremo se Energina, se Energina consente questa prova. E bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, e chissà, dovrebbe arrivare anche l'ispettore, perché ormai la fermentazione dell'insilato è molto 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 100%. E abbiamo appunto Agri, ciao a tutti, Buldir, ciao a tutti, DVD che ha salutato scrivendo, poi sicuramente ha una cannonata sul CB. Dopo abbiamo Energy, ciao ragazzi, e Mosterina. Ciao a tutti. Bene, difatti vedete DVD qua fermo col JJ, sicuramente starà cercando di ricomporre il CB distrutto. Sicuramente magari il trattore non andava, ma una cannonata se l'è preso con il CB. O magari ha fatto un petto così grande che... No, viva Dio, non penso che si sprechi così. Guarda che la puzza si trasmette tramite CB dopo. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Basta, è talmente impegnato che non si può neanche andarlo a salutare questa volta. Troppo impegnato nei lavori con le vacche così. 608 vacche, cioè ormai sarà sempre sempre più impegnato. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.